L'infiorata è veramente molto importante per un grande segno di spinta verso l'internazionalizzazione di questa splendida isola. Guardi, senza dubbio, io sono onorato, orgoglioso, contento di essere qui oggi. È la prima mia infiorata da assessore al turismo. Posso dire di essere rimasto sbalordito dal numero di presenze. Abbiamo 150.000 presenze in 3 giorni. Poche altre manifestazioni riescono ad avere questi numeri. Da subito come governo abbiamo puntato al turismo cinese, a cercare di avere un incoming turistico dalla Cina, e credo che oggi questa prima esperienza sia una bellissima piattaforma sulla quale lavorare. E ringrazio l'ambasciatore per essere qui, non solo come governo ma anche da parte del nostro presidente onorevole Nello Musumeci, la ringrazio ambasciatore, e quindi ringrazio anche il sindaco, perché con questa piattaforma ci ha dato le basi per migliorare e per creare veramente il corretto incoming turistico dalla Cina che noi ci aspettiamo nei prossimi mesi. Per questa cooperazione dell'infiorata, il nostro primo motivo è di rafforzare le conoscenze reciproche tra i nostri due popoli, in particolare l'amicizia sino-italiana. Anche l'infiorata di Noto è molto famosa e meravigliosa, e speriamo che con questa piattaforma culturale possiamo attrarre più turisti cinesi in Sicilia e anche a Noto per visitare la città meravigliosa. E abbiamo accolto la Cina insieme. C'è Noto, che ho l'onore di rappresentare, e la regione siciliana con il nostro assessore al turismo, che rappresenta oggi anche il presidente. Quindi un'accoglienza a braccia aperte per questa nostra regione, la Sicilia, che per accoglienza non deve imparare niente da nessuno e che ha sicuramente tutte le carte in regola per essere partner turistica, quindi di un turismo culturale con la Cina. Dicevo prima all'ambasciatore, nei colloqui che abbiamo avuto durante la giornata, noi siamo Italia e Cina i paesi al mondo con il più alto numero di siti UNESCO, 53 l'Italia, 52 la Cina. La Cina poi ha una miriade di siti immateriali, intangibili, qualcosa che veramente rispecchia la grande tradizione millenaria di questo grande paese, e abbiamo scelto la Via della Seta perché vogliamo in maniera così magari virtuale avere un collegamento basato sulla cultura dei nostri popoli, e che grazie alla presenza dell'assessorato al turismo per noi sicuramente il futuro di uno sviluppo condiviso, e che può sicuramente far arrivare tantissimo turismo di qualità che arrivi dalla Cina stessa.